buonasera, benvenuti alla prima puntata della nuova serie di Victor Victoria. Stasera abbiamo come ospiti lo scrittore al 30° posto della classifica dei libri più venduti e la numero 4 del Partito Democratico. Siamo la 7, siamo in terza serata, cosa vi aspettavate? Scusa Ciccia. Adesso non è che perché tu ti trovi un microfono aperto, una telecamera e un po' di pubblico vuol dire che sei autorizzata a far partire così una pompetta. Scusa, ho esagerato. Se gentilmente ti vuoi accomodare, noi ci rivediamo dopo, magari. Va bene, ciao. Ciao. Grazie. Vai.截止到今天，在群众和全社会的协助支持下，乌鲁木齐公安机关获取重大线索591条，已经初步排查出一批涉嫌组织策划和现场指挥实施欺侮打砸抢烧的犯罪组织，并且立案侦查、通缉追逃，成功抓获了一批重要的犯罪嫌疑人，已经刑事拘留了718人。目前案件的侦破工作正在紧张的进行当中。乌鲁木齐公安局将陆续公布案件的进展情况。 Sinistra. Porca puttana, porca troia! 今天我们的记者来到了新疆的天池，看见这个离乌鲁木齐市最近的景区已经热闹起来了。 Stasera avremo con noi il sindaco di Salemi, Vittorio Sgarbi. Sono il sindaco di Salemi. Sì, buonasera. Ma sono il sindaco più d'Italia o no? Un po' sì. Si vuole accomodare, sindaco? Sì. Grazie mille. Ecco. Che, quindi ti ho fatto un complimento alla fine. Sì, un complimento. Senza bene, dubbio. Bene. È un potere, insomma, non è una condizione di minorità. Vorrei metterti nelle condizioni migliori per affrontare questa intervista. Sì. Vorrei veramente farti rilassare. Dove? Guarda, ho organizzato in diretta, una cosa. Dico pure no, adesso sì, qui in diretta. E no, lo so che pensavi un'altra cosa. Tu vorrei farti un massaggio, se possibile. Allora mi devo spogliare. Beh, non troppo, per favore. Massaggio. Ecco, dovresti mettere la testa di là con la faccia di qua. Mi tolgo anche la camicia. Cosa sta togliendo? I pantaloni? La camicia. Ah, no, vuoi togliertela? Non lo so, se vuoi. Che massaggio vuoi farmi? Sì, levatela. Ma sì, certo. Perché no? Quanto dura? Il massaggio dura mezz'ora o? Tutta la puntata a questo punto. Tutta la puntata massaggiata. Io direi che cominciamo con un massaggio soft, magari con un po' di musica rilassante. Adesso tu rilassati, Vittorio. Respira profondamente, esce la negatività, entra l'armonia. Esce Letizia Moratti, entra Tiepolo. Partecipazione all'isola dei famosi per 2 milioni di euro. Scusa, tu hai problemi di schiena? Sì. Ah sì, veramente? Sì. Quindi potresti farmi causa adesso se ti salto. No, nel senso, potrei camminarti un secondo sulla schiena perché secondo me questa zona qui è un po' contratta. Vado? Lo so che è il sogno di molti di voi a casa,
esce Lenoir Casalegno. Cosa vuoi far entrare tu? Te. Aruba presenta. Lo potrei. No, non con me adesso. Un merdone tra me e Sgarbi in questo momento. Ha fatto dei grandissimi complimenti a Geppi. A me ha detto che sono vestita anche da nuda, quindi che non sono vera. Che saresti ipotizzo. Se provi a spogliarti lo vediamo. E soprattutto che non provo amore. Temo. Vabbè, possiamo provare per il futuro, poi vediamo. Esatto. Ci stai provando quindi? Sì. Ah, ok. Bene, però basta. Anche con lei, insomma. Però credo che mi ami di più lei. Poi vedremo, insomma, poi c'è tempo. Vedremo, ce lo direi a fine puntata. A fine della serie, no? Quante ne facciamo di puntate? È diversa, perché Victor Victoria mi sembra che ormai, niente, sarai ospite fisso, sì, immagino. Sì, vorrei venire, sì, per la parte di Victor almeno. Certo, noi ti chiamiamo. Venga. Sicuramente. Abbiamo il nostro signore degli aneddoti che ci raggiunge, Ildo Damiano, un giornalista di Vanity Fair e... Stai pure tranquillo seduto, no, perché gli aneddoti quest'anno Buonasera. Noi li facciamo raccontare da Ildo Damiano in braccio agli ospiti. Buonasera Vittorio Sgarbi. Ho cercato di camuffarmi in un putto di Caravaggio, ma non ci sono riuscito. Si siede in braccio a te. Ma vieni in braccio a me così. Si siede in braccio a me. Ah, ecco, benissimo. Una piramide. Ci separa qualcosa perché... Una piramide. Va bene l'omosessualità, ma c'è un limite. No, buonasera. Buonasera. Fluttuerò vicino a voi. Buonasera. Ciao. Molto bene. Ah, molto bene, anche noi stiamo benissimo. Aspetta, dobbiamo metterci un po' più a favore di camera, perché è un casino. Facciamo un favore di camera. Non vorrei fare male. Ci siamo, così. Ci vedete? No, ma può venire su di te. Sì, sì. Fatelo scendere ancora un pochino, Ildo. È il mio guidatore, stop. Stop. Grazie. Come lo comanda Bacchetto. Esatto. Ormai, questo... Buonasera. Buonasera. Una cosa completamente inutile. Vi siete mai visti? No, è la prima volta. Sembra una faccia intelligente, ma questa stronzata è completamente inutile. Dai, era un effetto scenico, così, per dare un tocco artistico alla serata. Sempre volo d'uccello. Sì, sempre volo d'uccello. Sempre volo d'uccello. È il tema dominante. Il tema è quello, il tema è quello. Senta, io so che... Non è no, che ma faccia pure, non è un problema. È la mano di Sgarbi comunque questa, eh. Io la tengo su di te. Senta, io so che la sua fidanzata è in totale adorazione delle sue mani. E sì. Le ha dato anche una spiegazione. Sì. Perché una sa di pane e l'altra di brioche. Ma che aneddoto è questo? Sono qui per provare, per sentire se è vero questa verità, cosa. Sì. Io siamo... Quando voglio difendere dal cattivo odore, annuso la mano sinistra che sa di pane, quella di destra che sa di brioche, è vero? Vuoi annusarla? Certo. Questa sarebbe quella di brioche o di pane? Andiamo bene qua. Ma provaci. Posso? Sa di pane, no? No, buono. Sa di niente. Per niente. Il pane è come niente, però. Sa di pane. Sa di pane. Sentiamo l'altra. Sa di brioche. Sa di brioche. Vabbè, sì. Guardate a crederci, secondo sì, me. Sì, no? Infatti se lo dice lui. Comunque, interessante, è un buon aneddoto. Questa ha colto una cosa seria. Sì, sì. Infatti, secondo me. È così seria che me ne vado. Grazie. Ha già finito. Sì. Ha colto la cosa migliore, vera, bravissima. Ha colto la cosa migliore di Vittorio Sgarbi. Arrivederci. Grazie, Ildo Damiano. Corso per interpretare le istruzioni degli aerei. I passeggeri sorpresi a viaggiare a scrocco verranno gettati fuori dall'aereo con violenza. In caso di fumo a bordo, le lap dancer possono continuare la loro attività sull'apposito palo orizzontale. Se trovate un portafoglio per terra, questo diventa automaticamente vostro. C'è scritto exit. Spiace dirlo, ma se non riuscite a leggerlo da quella distanza forse avete bisogno di occhiali. Per accedere al punto G è necessario un cacciavite a croce. Mi devo allenare. Vai. Però noi facciamo due gomiti alti. Politica. Politica. Ma grazie, decorazione occhiali. Accomodati grazie. Pure. Quindi sei entrata così proprio... Vabbè, nulla di meno.
No, in effetti, giovane, mi sembra giusto, insomma, portare anche un po' della nostra cultura nella politica, no? Senza dubbio. E quindi ti serve per dare delle spallate a... Sì, anche perché loro non sanno cosa significa e quindi, sai... Li destabilizzi un pochino. Li destabilizzi. Insomma, sei una che sta andando fortissimo in questo momento. Diciamo che ho imparato a bere da bottiglie chiuse. Tradotto? Che sto molto attenta. Ah, ecco, bene. Perché? Beh, perché sai, insomma, sono venuta fuori un po' all'improvviso, diciamo che è un po' destabilizzato, per cui un po' di attenzione va bene. Ecco, ma trovi che ce ne sia stata troppa di attenzione per te in questo... Forse mancava... mancava un po' il personaggio, non lo so. Adesso se è una questione di personaggio, non mi piace vedermi come un personaggio, però sicuramente mancava qualcosina. Abbiamo colmato un vuoto, ecco. Okay. C'è qualche faccia nuova, magari anche con qualche ruga di meno. Un po' con più la frangia. Giovane, con la frangia. L'hai fatta prima tu o l'ho fatta prima io? Prima io. L'hai fatta prima tu? Da quando ce l'hai? L'ho sempre avuta. Anch'io l'ho sempre avuta. Quanti anni hai? Io ho 34. 38. Niente, ma fregato, ce l'aveva prima Deborah Serafiani, ho ufficialmente copiato il look da lei, ve lo voglio dire. Comunque è per questo che noi, cioè per questo che ci piace, perché effettivamente sei entrata pogando e questa cosa mi è piaciuta molto. Ti ha fatto male? Sì. Bene. Grazie. È tosta la ragazza, per questo ci piace. Tu, insomma, sei esplosa grazie a questo discorso che poi, insomma, è stato uno dei più cliccati su YouTube, questo discorso che hai fatto, vuoi ricordarlo, in data? Il 21 marzo a Roma, all'Assemblea dei Circoli del Partito Democratico. Ecco, allora, hai ricevuto, se non sbaglio, in 12 minuti qualcosa come 32 o 35 ovazioni. Non li ricordo. Ecco, noi le abbiamo contate e tra poco vi sveleremo anche come ha fatto a ottenere tutte queste ovazioni in così poco tempo. Sto già tremando. Infatti. È per questo motivo che i nostri elettori, io dico per disperazione e per assenza di alternativa, hanno votato e votano Di Pietro, che è a capo di un partito, fai da te, personale e personalista, che con il centro-sinistra non ha nulla a che vedere. Scusate, ma è pressoché impossibile parlare se... E il problema non è stato quello di averlo scelto come nostro alleato, ma è stato quello di avergli fatto fare da solo opposizione su temi che ci appartengono, come il conflitto di interessi e la questione morale. Sono capace anch'io. Vabbè, ma chi ha scelto l'Inter, scusa? E cosa dovevamo mettere? Ma dai, la Roma almeno, ma l'Inter, ma porca miseria. Vacca, perché l'Inter? L'Inter, come è venuta fuori l'Inter? Non lo so, a casaccera, le immagini che avevamo. Vabbè, comunque quello, sì. Esatto. Più o meno. Da, allora, io però vorrei veramente capire, com'è andata quella volta? Perché poi se ne è parlato tantissimo, tu sei stata appunto una delle più viste su YouTube, sei balzata proprio in testa alle classifiche, però... Cioè, tu come hai preparato questo discorso? Dove eri? Eri a casa? No, ero nel mio studio, io sono avvocato. Sì. E una mattina mi è saltata un'udienza, era più o meno all'indomani delle dimissioni di Walter Veltroni. Che culo, vorrei ero dire. Piuttosto arrabbiata. Grazie. No, ero piuttosto arrabbiata e ho buttato giù al computer quello che avrei voluto dirgli, insomma, se li avessi avuti davanti, ecco. Poi li ho avuti davanti e gliel'ho detto. Ecco, quanto tempo prima l'hai preparato il discorso? Un paio di settimane prima circa. Quindi tu, diciamo, sapevi che avresti parlato? No, l'ho saputo all'ultimo, io non dovevo neanche esserci quel giorno. In realtà era tipo sogno nel cassetto, sogno di potermi trovare di fronte a... No, davvero. No, pensa anzi che la bozza di quel discorso l'avevo usata alla direzione regionale del mio partito, ma non avevo sortito quell'effetto. Eccomi qui anche oggi finalmente nel TP del grande capo Esticazzi. Esticazzi saluta tribù di Vittorio e Vittoria. E sapesse che faticata grande capo per arrivare fino a qui? Faticato molto? Sì, sì. Esticazzi, pensa che tu è bene che stia comodo adesso. Sì, ma noi siamo qui in realtà oggi per parlare di Deborah Serracchiani. Esticazzi
non conosce questa persona. È un importante personaggio politico italiano. E Stigazzi ora conosce questa persona. Deborah Serracchiani ha dichiarato di passare tutte le domeniche sdraiata sul divano a vedere le partite della Roma. Ah sì? E Stigazzi pensa che è bello quando arriva inverno con freddo stare in proprio TP a guardare TV. Deborah Serracchiani ha anche dichiarato di avere dei problemi con la sua famosa frangetta, infatti non ha mai tempo per tagliarla e spesso se la taglia da sola. E Stigazzi pensa che persona come lei deve organizzare proprio tempo, lei deve trovare tempo di acconciare suo scalpo perché lei è personaggio pubblico. E infatti ringraziamo il grande capo. E Stigazzi saluta e spera che TV italiana sia come Calumet con 1000 fornelli. Bello. Che significa? Buttata lì a caso. Cristiano Malgioglio! Buonasera. Guarda, io ti ho portato dei fiori. Purtroppo li ho persi per strada, i petali. Come stai? Bene. Ma sono soltanto delle canne. È una bellissima gag, ti piace? Ringrazio. No, non è una gag, ti giuro. È vera? È vera, che gag, chiamala gag. Però che meraviglia. Però li tengo io perché mi fanno molta compagnia. Certo. Come state ragazzi, bene? Stiamo bene, mi stavo uccidendo con i miei fiori. Ma che meraviglia, avete avuto un ospite prima di me, meraviglioso. Hai visto? Ma le canne le vogliamo appoggiare da qualche parte? Le appoggiamo? Sì, dai. Ma sai perché li tengo? Perché ho i pantaloni stretti, oppure che si vede la pancia. E questo qui. Mi sembra un'ottima idea questa. Guarda, appoggiali anche qua per terra. Ok. Bene, adesso sono tutto tuo. Che meraviglia, grazie per avermi ospitato. Ma figurati, sono molto felice, sono molto contento. Tu sei di una bravura. È una posizione innaturale sempre per coprire la pancia, ma vogliamo vedere. No, questa no, fuori. questa è una copiatura, diciamo, chiamiamola è così. È quella della Parietti, per no, allungare amore la gamba. Mio, no, no, questa qui è alla Sharon Stone. E se è uguale. Vuoi vedere? Vuoi vedere? Anche no, andiamo avanti. Ecco, dunque, l'ultima Dimmi. Volta che io e Cristiano ci siamo visti è stato al Gay Pride di Madrid. È vero. Cosa ci facevi lì? La gatta? La gatta, beh. No, non sono andato per il Gay Pride, ti giuro. E però ero ti andato, trovavi no, casualmente lì in mezzo. No, no, sono andato lì perché avevo fatto un programma per la televisione spagnola. Ah, okay. E poi c'erano dei miei amici, sono stato felice di essere lì, contento di aver incontrato te. Ed è stato bellissimo, mi sono molto divertito. È stato bello. Sì, molto bello, molto va bene, bello. Va bene, va bene. Ecco, io ho letto un sacco di cose su di te, è una biografia che non finisce più. Ma la cosa che mi ha incuriosito è che... tu da ragazzino sì. eri innamoratissimo di Marlon Brando. Oh, giusto? Come lo amavo, credevo di sposarlo. Volevi sposarlo. E non ci sono riuscito, è vero? Cavolo. Io da bambino ero pazzo di lui, avevo tutte le sue foto nella mia camera. Mia madre dice: ma che ci fai con queste foto di Marlon Brando? Dico: mamma, quando sarò grande dico voglio essere sua moglie. Aspetta, tua madre. E mia madre da allora aveva capito qualcosa di strano. Perspicace, però, quindi. Ecco, sì, molto. Infatti. Comunque avevo una passione, non so, mi emanava un certo brivido, non so che cosa suscitava in me questo Marlon Brando. Io so che negli anni Ottanta, a un certo punto, tu hai conosciuto la mamma di Sofia Loren. Che stupenda donna. Che ti ha scambiato per, ed è vero, su Ellen di Dallas. È vero. Aspetta! Ma chi te l'ha detto questa cosa? L'ho letta! Vabbè, però ci sta perché ma nel è vero, periodo... è vero, ma Helen era molto più piccola. Trasformista, così ci sta anche questa cosa. Però noi ci siamo voluti immaginare il trip che si è fatta la mamma di Sofia Loren. Vediamocelo. Da settimane non lo sentivo ridere. Io non vado mai dal parrucchiere per fare la tinta e un giorno ho sbagliato, ho messo l'acqua ossigenata a 40 volumi. A quest'ora del mattino cominci già a farneticare?
non avrai ricominciato a bere. Pupo ha dato la sua versione, diciamo, di gelato al cioccolato, o meglio, del significato di gelato al cioccolato. Ti voglio riproporre, vorrei riproporre tutti quanti a casa questo piccolo RVM e poi ritorniamo e lo commentiamo. Lui dice, Pupo, sono tornato da una vacanza in Indonesia e ho avuto un'ispirazione. Cioè, ho ripensato al gelato al cioccolato della Tunisia. E io non capivo. Poi, dopo, non mi fece spiegare. Certo. Poi negli anni, quando mi ha raccontato chi era colui che gli ha dato l'ispirazione per il gelato al cioccolato, mi sono vergognato e ho chiesto scusa a tutto il mondo per avere candidamente cantato con questa faccina da bambina. È una cosa che tra l'altro cantano i bambini. Scusami, io da bambina cantavo gelato al cioccolato. Tu? Ma tutti l'abbiamo cantata. Tu cantavi gelato al cioccolato? Ma ragazzi, certo. E non sapevi ma tutti i bambini, e non sapevi oggi cosa ti mettevi in bocca, praticamente. Guarda, non avanti, no! Comunque, prima di tutto che io non sono mai andato in Tunisia, mi piacerebbe andare in Tunisia. Vabbè, questa è bellissima, no, questa scusa. È bellissima. Tu non sei mai stato in Tunisia in vita tua. Io non conosco la Tunisia, ti giuro. È un paese bellissimo, naturalmente. E come fai a dirlo se non lo conosci? Come? Ma questo l'ha detto... Ma non lo conosco. So naturalmente i miei amici che vanno in Tunisia, naturalmente. È una terra meravigliosa. Pupo, io penso che lui... No, spiegamela molto bene questa cosa. Perché io l'ho cantata veramente. Io ti spiego questa canzone. Quindi, io te la spiego. Io quando mi hanno chiamato, senti, devi scrivere una canzone, abbiamo un brano, ma devi mettere dentro la parola cioccolato, perché è per un cantante, bassino, non bello, con una faccetta pulita, e dico, ma che gelato, dico, io ho fatto adesso l'importante, è finire, io non posso, scrivere un pezzo, per un ragazzino così, no? Dice, si farà un grandissimo successo. E io non sapevo che cosa scrivere, gelato al cioccolato. Volevo la rima. Dove l'hai scritta la canzone? A casa, e dove la scrivo? Per strada, scusa. E che ne so io? A casa, mi sono messa a scrivere, ho ascoltato sta musica, gelato al cioccolato, che ci metto adesso? Gelato al cioccolato, che carino, dico, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, stupenda. Però e così è venuta. Ma amore, tu quando... Scusa, non ti è mai capitato di fare il caffè in cambio di mettere lo zucchero e tu metti il sale? Non ho capito io. Ecco. Gente che non viene. Vorrebbe venire ospite a Victor Victoria? No, a Victor Victoria non voglio venire, a meno che non prenda a schiaffoni Vittoria Cabello. Sicuri che non viene? Sì. Brigitte Bardot. Giorgio Faletti, accomodati. Accomodati pure. Ciao Giorgio. Belle ste sedie. Giorgio. Comode. Penso che più scomoda di questo ci sia solo la sedia elettrica. Però quella... Bene, quella finisce subito. Come ti siedi? Noi non ce l'abbiamo, fortunatamente, mi viene da dire. E che bello rivederti dopo anni. È un po' che non ci si vede. Sì, un po'. Come stai? Ti trovi in forma? Decorosamente, diciamo. Stai lavorando molto? Sto lavorando molto. Quest'anno è stato un anno molto duro, molto ricco di soddisfazioni. E tutte portate dal rapporto col pubblico, che ringrazio infinitamente. Di leggere quello che scrivo. Hai ancora il fiatone per il balletto? Sì. Ma hai fatto 3 passi. E ti ho detto, per sopraggiunti i limiti di te, io dico mica bugia, sono una persona seria. Se vuoi vomito anche a suffragio. No. Non vorrei aprire la prima puntata della stagione così. Sì. No, sono emozionato. Fa ascolto? No. Fa schifo tutto, e basta, vomitato. Ok, va bene. Decisamente. Va bene. Allora, parliamo un po' delle tue mille vite. Sei un po' un gatto tu, perché ne hai avute un sacco di vite. Cioè, non so, sei, come dicevamo, uno scrittore molto apprezzato nel mondo, però sei anche attore, comico, autore di canzoni, cantautore. Insomma, mille vite, però
Noi ne abbiamo scoperta una inedita che il pubblico non conosce e quindi vorrei farvela vedere. Il nuovo Faletti. Calendario dei sosia. Come ogni anno è in uscita il nuovo imperdibile calendario dei sosia. Un vero incredibile gadget che potrete acquistare qualora vi venga voglia per un motivo inspiegabile di scandire le vostre giornate con le immagini dei sosia improbabili di Liz Taylor, Vasco Rossi o Michel Hunziker. Lo strepitoso calendario dei sosia ha in serbo per voi una grande e gustosa novità. Il sosia di Peter Gabriel, Giorgio Faletti, che all'occasione potrete contattare per una festa di paese o per l'inaugurazione del vostro centro commerciale. Può anche cantare. E se non vi bastasse e voleste qualcosa di più raffinato, culturale, il nostro Giorgio Faletti può essere anche il sosia di un famoso scrittore, Paolo Coelho. Acquista anche tu il calendario dei sosia 2010 con la nuova aggiunta del sosia di Peter Gabriel e Paolo Coelho. Come attore ti piacerebbe essere paragonato a Lorenzo Flaherty? Vabbè, Kevin Costner o Anthony Hopkins? Ma io penso Anthony Hopkins mi piace moltissimo come attore. È un grande attore e poi mi somiglia anche. Tanto per andare. Certo, anche lui. Infatti, io... quando faranno un film sulla vita di Anthony Hopkins, potrei fare Anthony Hopkins. Tu potresti, guarda, abbiamo un'anteprima di questo film, vediamolo. Casuale, va. Mamma mia, quanto ho mangiato. Dottor Lecter, mi chiamo Carrie. Posso parlare con lei? Facci di finocchietto. Sì, lo so. Sai come mi chiamano a me? Mi chiamano il braccio fetente della legge. Sono qui per imparare da lei. Io sono feroce. Io sono feroce. No, tu chiedi a me se sono feroce. La sua analisi è chiara. Ma è abbastanza forte da rivolgere su se stesso questa potente intuizione. Devo fare un ruttino. O lo fa o non lo fa. Porti, ma non c'ho sotto i piedi. Io sono stato accusato da una persona di aver usato nel mio romanzo troppe frasi idiomatiche tirate dall'inglese, capito? Ecco, nel momento in cui dico tirate dall'inglese, già sto si usando... Si capisce che le ha scritte lui. No, già sto usando un francesismo. Esatto. Perché tirato è un francesismo. E io ritengo, prima di tutto, che un autore abbia il diritto di far parlare i suoi personaggi come vuole, pur essendo soggetto dall'altra parte al diritto di critica. Uno può dire mi piace, non mi piace il linguaggio dei miei personaggi, che pur essendo miei personaggi sono tuttavia degli americani. C'è ad esempio questa cosa che cito come esempio in inglese, per quando qualcuno sta tergiversando, lo dico per le persone che magari non conoscessero la polemica, si dice don't beat around the bush, non girare intorno al cespuglio. Ora, se io voglio uno che sta tergiversando farlo girare intorno al cespuglio invece di fargli menare il camperlaia, ma sarà ben un mio diritto, capito? Certo. E però comunque posso dire, non mi hai convinta, anche perché noi abbiamo scoperto il tuo segreto e lo sveleremo al mondo. Vediamolo. Poi ti faccio ha dire. Ha portato il suo sguardo magnetico, Giorgio Faletti. Alzati e stringi la mano. Stai, benvenuto. Eccolo qua. Ecco, adesso sistemaci un po' sulla sedia. Ci siamo. Ecco, fai questa battuta adesso. Ora ci vuole così poco a far felice un uomo anziano. Ci vuole così poco a far felice un uomo anziano. Ecco, adesso sorridi finto e guarda la patta dei pantaloni di Fazio che è aperta. Sono molto invidioso del fatto che tu faccia lo scrittore di successo. Ecco, grattati la barba che fa molto intellettuale. Sì, così, bravo. Partendo proprio da questo spunto. Potete fare silenzio? 1, 2 e 3 anche. 1, 2, 3, certo. 1, 2, 3. Fai il gesto del pomodoro marcio. Così descritta, ho una specie di... L'odio non è più un sentimento, ormai sta diventando un virus. Cosa vuol dire? Ma
Non lo so. Avevi 18 anni e 68? Sì. Io 4. Guardalo con odio, ti ha dato del vecchio. Questa pla... Questo applauso vale una telefonata al Questo applauso vale una telefonata al telefono. Leccagli un po' il culo che ti rinvita. Bello questo riassunto, ti adoro. Ridi che gli fa piacere, ridi. Ecco, adesso rispondi: un uomo, una donna, un uomo, ma non tirare in ballo, giraffe, panni. Sono un uomo, una donna, due donne, un uomo, due uomini, una donna, un uomo, un cavallo, un uomo, una giraffa. No, dai, ma dopo un po'. Ma di quel c***o che vuoi. Grazie. Geniali! Gente che non viene. Vuoi venire ospite Victor Victoria? No, grazie. No. Victor Victoria proprio no, grazie. Dai, una volta sola, per favore. No. Per Giulia, non posso. Mia figlia. Non posso. Ma dove corre? Dove sta andando? È da Marzullo. Ah, ecco. Signorini! Quanto mi piace! No, scusa. Sto pregata, mi preghi, buonasera a tutti. Buonasera, accomodati. Eccoci. Ce l'ho fatta a venire. Ce l'hai fatta, finalmente, vai. Era cioè, tanto che ti aspettavamo. Dopo anni che stavo lì a con il telecomando, insomma, finalmente mi siedo su sta sedia. Ah, quindi ci segui? Sempre. Fai un sacco di cose, io voglio capire come fai a fare tutte queste cose contemporaneamente. Ma... cioè, quanto dura una tua giornata? Beh, dura tanto, io ho una grossa fortuna. Ho tanta energia e poi sì, dormo poco. Mi bastano 4 ore per notte. Io vado a letto alle 2, mi sveglio alle 7:15 tutte sempre le mattine. Come l'innominato. L'innominato non lo so, non dovresti chiederlo. Quattro... No, dice 4 ore per notte. Ah, ecco. Nel senso che dorme poco e sì, fa un sacco. No. Sì, è vero, l'energia è una cosa che tu ti ritrovi. Io non riesco a fare tanto nella mia vita per questo. Allora, noi abbiamo scoperto effettivamente, oltre al fatto di dormire poco, la tanta energia, il tuo vero segreto per fare tutte queste cose contemporaneamente. E lo vogliamo mostrare a tutti. Vediamo. Il viaggio sta per cominciare. Benvenuti a Voyager. In questa puntata, dinosauri, esseri così mastodontici, come facevano a trovare parcheggio? Alieni, è possibile che siano già tra noi da molti, moltissimi anni? Ma prima, Alfonso Signorini è scrittore, conduttore radiofonico, opinionista TV e direttore di 2 settimanali di successo. Si tratta di un'allucinazione collettiva? L'agenda di Signorini è così fitta da costringerlo ad usarne una intera per ogni giorno della settimana. Come fa? Voyager ha chiesto a un esperto di risolvere il mistero Signorini. I calcoli confermano che nessun uomo potrebbe fare tutto ciò che Signorini fa in una sola giornata. Solo 20 uomini diversi potrebbero riuscirci. Ne consegue un'unica spiegazione. Clonazione. In questo modo Signorini riesce a partecipare a una riunione di redazione di Chi e contemporaneamente a dare della stordita alla Toffanin senza che lei se ne accorga, mentre altri Signorini scrivono articoli, prendono lezioni di ballo, fanno yoga, fanno la statua umana, portano fuori il cane, fanno il cane e mille altre cose insieme. Si affaccia quindi uno scenario ancora più inquietante. Cosa succederebbe se anche Victoria Cabello si facesse clonare? Perché tu hai dichiarato una cosa: non dirigo il Time, ma un giornale d'evasione, glisso su morte, malattia, disgrazia. E quando mi criticano, dicendo che per chi sembra che la crisi non esista, in realtà mi fanno un bel complimento. Sì. Sei pronto per dirigere il TG1? Beh, io e Minzo ci somigliamo, eh. Minzo l'hai chiamato? Minzo, lo chiamo così nell'intimità. Ah, lo chiamo... Ah! Capisci? Ah sì, eh? È dei vostri?
Ma senti, perché ti dispiacerebbe? Sì, eh? Beh, è un bel pezzo tipo. È un bel tipo. Ti si sono illuminati. Capisci? No, no, capisci? L'ho fotografato che stava praticamente. Sì, l'hai fotografato, adesso voglio lo scoop qua. Amore, stava praticamente in una posa pazzesca. Era dietro la sua scrivania con le gambe appoggiate alla scrivania. Cioè, che io quando l'ho visto ho detto, mamma mia. Che pezzo di... E così, insomma, è cominciata. Cioè, è cominciata cosa? L'impaginazione del servizio. L'impaginazione del servizio. Esatto. Ma de che, almeno, ragazzi. Aruba presenta... Tu comunque hai portato a casa lo scoop dell'estate. Sì. Noi ce l'abbiamo. Sì, e quale sarebbe? Vediamolo, lo voglio riproporre. Vediamo. Lo voglio riproporre perché... Ci abbiamo la foto? Ecco, guarda. No, questa è la copertina che... No, ma guarda che braccio, è peggio di quello di George Clooney. Questa è la copertina che io volevo portarmi a casa quest'estate. E questa foto qua, diciamo, è un po' tarocca, l'abbiamo un po' taroccata. Sì, aveva un braccio che sembrava quello di... Era lunghissimo. Come però si chiamava? Tiramolla. Esatto, o gadget, fai tu, esatto. Insomma. Però vediamo invece quella originale dell'estate. Possiamo vederla un secondo? Eccola lì. Eccola. C'è una certa differenza. Mi puoi spiegare quanto... Cioè, questa copertina qui è pazzesca. Anzitutto io voglio capire chi sono loro due. No, non sono loro. Sono loro, sì. Ma cosa sono loro? Sembra certo. Un Picasso. Elisabetta ha un naso che è proprio appiccicato. Vabbè, ma questa foto è stata fatta da un telefonino. Capisci che sparava. Sì, ma dell'82 di legno. Cos'era questa cosa? Cioè, non faccio neanche le foto. Analizziamo un secondo, adesso sì. Perdonami, perché io mi sono spaccata la testa su questa cosa qui. Ah. Il braccio, cioè, guardiamo un attimo il braccio di Clooney, la traiettoria che fa il braccio, perché guardatela bene, cioè, la spalla è sopra, dietro Elisabetta. No, noi abbiamo immaginato la traiettoria del braccio di Clooney, quello dovrebbe essere tratteggiato il braccio di Clooney. Ma scusa, vieni qua, vieni in ginocchio a me. Che detta così. Allora, io faccio George, tu sei Eli. Io sono Eli, tu sei George. Eli. Allora lei è buttata. Allora tu sei. Vabbè, il culo non lo so dove lo devi mettere. Aspetta, ma perché tu sto vieni riproducendo fedelmente la foto. Ecco, così. Scusa, dimmi. Allora io una mano prendo e faccio così. No. No, perché lui ha tipo. Dai, tu guidami le mani qua. Dove vuoi che io te le metta. Lei è qua. Sì, e io faccio così. Sì, ma vedi che non ci arrivi con la mano. Ma come non ci arrivi? Ma no, qua? Tu sei qui con questa mano, ma lui ha tipo la mano qua. È la mano di allora, ieri. Allora, io metto la mano che c'è qua. Nella foto. Scusa, Joyman dalla verdura. Poi... Andiamo alla foto successiva, perché c'era un servizio interno, io ho comprato tra l'altro e l'ho visto. Quante pagine erano? Tipo 30? Ah, 30 pagine. 30 certo, pagine. Sì. Ecco, allora... Cioè, pensa, quel numero lì è andato tutto esaurito. Allora, io conosco quella zona, è il lago di Como, no? Sì. Ecco, la strada statale sarà più o meno larga 6 metri. Sì, come hanno fatto i fotografi a non farsi vedere, vuoi dire? No, voglio capire, perché oltre, diciamo, a Elisabetta e George c'è il lago. Sì. Dall'altra parte c'è la montagna, l'ha fatta uno scoiattolo. Chi l'ha fatta? Cioè non... Ma io credo che loro due fotografo lì lo abbiano visto tranquillamente. L'hanno visto. Ma certo, è ovvio. No, ma... Cioè, è chiaro che c'è una complicità tra i personaggi. E se è lì che vogliamo arrivare, è chiaro che funzioni così. Cioè, voglio dire, quando loro si trovano su una strada... Quindi loro avevano voglia di far sapere questa cosa, non era un problema? Ma io li vedo abbastanza disinteressati, tutto sommato. Non è che smanino per finirci sui giornali. Quindi, diciamo, non è rubata questa qui, veramente? No, è rubata nel senso che loro non si sono messi d'accordo col fotografo. Okay. Poi sono stati inseguiti dal paparazzo, una volta che ce l'hanno, fanno finta di niente e si lasciano fotografare, in questo senso. Okay. Gente che non viene. Vorrebbe venire ospite di Victor Victoria? Ma mi hanno detto che è una donna un po' pericolosa. Allora se è pericolosa,
Io affronto il pericolo, ma se è pericolosa non mi interessa. Ma cosa cazzo le abbiamo chiesto? Enrico Ruggeri! Buonasera. Non balli? No, guardavo te, non so. Ballo da dentro. Balli dentro? Ballo interiormente. È un po', vabbè, è un po' trattenuto. Benissimo, accomodati pure. Tu sai ballare? Non credo. Cioè, non c'ho mai, non era il mio forte. Non credo, non... Cioè, no, non l'ho chiesto di un tuo amico, l'ho chiesto... No, no, non era il mio forte, no. Non era da ragazzo, forte. No, ero più uno un parlatore che uno... Ok. Non è... Sei sì, andavo in parlatore. Discoteca con il bicchiere in mano, dandomi un tono, sai, no, queste cose sì, qui. Certo. Però no, non ero un ballerino. Ah, quindi tu eri quello come... nell'angolo che scrutava tutti in discoteca? Ero quello, no, magari con gli amici che cercava di darsi un tono. Insomma, la discoteca credo in assoluto sia il luogo dove le donne hanno più potere nei confronti degli uomini, è no? Vero. Gli uomini sono comunque inadatti al momento. E quindi io lo ero, cercavo di... Così mi appoggiavo un palo, cercavo quindi di fare la faccia esperto, più adatta. Diciamo, non del ballo, ma dell'appoggio. Dell'appoggio, sì, okay. Decisamente. Così, va bene. Veniamo a Marotta, questa foto. Sentivo. Hai scritto un capolavoro straordinario come Il mare d'inverno. Marotta d'estate, perché tanto no. Cioè, ma Marotta perché, è... Perché hai ispirato Marotta? Ma perché da ragazzo andavo lì. Ci ho riportato tutti io la Marotta dicendo guardate che bello e tutti ci sono rimasti un po' male perché è tutto qui. Come tutte le cose che tu avevi della tua adolescenza, peraltro appena terminata. Che cerchi, delle quali cerchi di rendere partecipi gli altri che non possono capire. Era il posto dove c'era la discoteca con le canne di bambù, sì. E dove i primi baci, queste cose qua, insomma. Allora, io adesso ti voglio far vedere un'altra foto. Sì. Ecco, questo è... Che cosa ti ispira questo? Non so dove... Ah, questa? Sì. E questo è un posto sul lago? Sì, è il mio paese, Albogasio. Fantastico, ho la pelle d'oca. Infatti, è che è la stessa cosa che ho io rivedendolo. Ecco, così... Tu sei partita da qua. Sì, sono partita da qua e... Che cosa ti ispira? Perché io avrei buttato giù due cose. Ma il lago, a me non dispiace, dicono tutti il lago fa tristezza e questi luoghi comuni. Allora, so, immaginiamoci, fa una non hai capito, è sì. Tristissimo il lago. Il lago d'autunno poi... Il lago d'autunno. Ecco, il lago d'autunno potrebbe essere il titolo del pezzo. Ah, stai caldeggiando un pezzo... Sì, 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 sì. Dai, inventiamo una cosa adesso. Va bene. Perché hai scritto per tutti, scrivi anche per me. Io ho buttato giù... Il lago d'autunno... Te le leggo? Te le sottopongo? Dai. Questo è quello che mi ha ispirato, Però mi devi aiutare un attimo. Il lago d'autunno... Non lo caga mai nessuno, neanche la TV. Ah, c'è un inizio. Aspetta. Forte. È proprio un inverno. No. È proprio un inferno. C'è qualcuno dal balcone che si butta giù. E non riesco ad andare avanti con il pezzo, la prossima strofa. E lì diceva sabbia bagnata, qui. Perché il ritornello sono a posto, ce l'ho. È solo che mi manca. Acqua ingrigita. Acqua ingrigita. Non so. È la prima che mi è venuta, non è che... Uno... La guardo con la mia amica Alicia. Non lo so, è venuta così. Vabbè. È bello avventurarsi, no? È venuta così. Ma l'autore in due minuti, così, buttato dentro. Grazie, perché adesso forse possiamo anche togliere questa... Io mi sono permessa di comporre un pezzo che è quello che gli uomini non dicono. Sì. E adesso vorrei invitarti con me a cantarla, ma tipo karaoke osteria, non è grande performance, è proprio... Guardo in macchina come olio. Vieni con me perché tra l'altro, allora io ti suggerirò il tutto, sì. Tanto tu ho qua il testo, io sto là sul cubo, ci vedi qua? Sul o... cubo, sì, è un po' per uno, dai, sali ci vedi? Sul cubo. Non è che qua solo io... tu non qua va bene? Devo salire sul cubo proprio, non vorrei impallare le camere. No, impallo se salgo sul cubo? Accovacciati. Tu dovevi dire sì, brutto scemo. Scusate. Ecco, così mi piace. Così? Ah, così anche. No, aspetta, no, volevo... Così dire... molto ancora ecco, di no, più? Infatti. Fate da non ragazzi. Cadere. Stai andando benissimo.
Ma allora, poi li lanci come nel video. Io li lancio, sì, li lancio. Va bene. Allora, partiamo con questa base orrenda, l'ho fatta io dal Bogasio. In cameretta così. La provetta a farla, no, vabbè. Eh? Alzare un po' in studio! No, rifacciamola. La faccio a cappella. Rifacciamo l'inizio. Ci fanno compagnia, dai, va bene. Certi film a tarda notte, visioni adatte solo a noi. E non mettiamo via né calzini né mutande, ma tanto qualcuno fa per noi. Abbiamo poca fantasia e ogni partita che ci sia è un'assoluta novità che mai nessuno perderà. Fate la piega, ma noi no, non lo notiamo neanche un po', e se insistete per uscire avremo voglia di morire. No, i saldi no, siamo così, quasi sempre smarronati, sempre più trasandati, ingrassati alcuni, ma potrai trovarci sempre lì. Questa sera tra PlayStation e divano, con una birra in mano, ci grattiamo per l'eternità, sempre così. Corso per interpretare i manuali di pronto soccorso. Le manovre di rianimazione vanno eseguite da 3 fratelli siamesi. Il primo pratica la respirazione, un altro il massaggio cardiaco, il terzo incita il primo. Soccorrere persone svenute è un ottimo sistema per toccare impunemente tutti i culi che volete. La lotta tra padre e figlio per il controllo del telecomando assume a volte risvolti grotteschi. È giusto abituare sin dalla prima infanzia i bambini di colore ad una vita da reclusi. È inutile che vi stupiate. Passati i 20 anni il seno comincia lentamente la sua discesa verso l'ombelico. Sono domande di Scarpati? Sì. Se si sentì così per il ciao. 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 Ragazzi, che puntata orrenda. Già mi ero detto che abbiamo Scarpati, io non so come abbiamo fatto a invitarlo, veramente. No, è larghissimo, dai, bello. Scarpati buono, Scarpati buono. Sì, buono, capito. Ma avete letto la bio? Sì. Sì. Cioè, 15 pagine sul fatto che adesso vuole diventare cattivo. Lele del medico in famiglia, beh, cattivo. Giusto, per non fare sempre le stesse cose. Sì, ho capito, ma avesse voluto fare una cosa diversa avrebbe interpretato, non so, un ruolo da cattivo in una fiction qualunque italiana. Ditemi un titolo, adesso non mi viene in mente. Non ci sono cattivi nelle fiction italiane. Ah, giusto. Vabbè, se vuole fare il cattivo, scusa, facciamogli fare quello che aveva fatto Sgarbi, facciamo copia e incolla dell'apertura di Sgarbi, sai la roba stronza, quella è cattiva. Ma si già questa idea. Ma se ne accorgi, come la roba Scarpati? Ma fai pure se ne accorge Scarpati, ma no. Ma chi ha scritto sta merda? Chi l'ha scritta sta merda? Io questa non la reggo, io non la dico sta roba qua. Poi c'è scritto Sgarbi, ma che è la roba di Sgarbi? Ma che cazzo di ragionamento fa? Ma che programma è questo? Scusa. No, perché c'è rimasto. Ma chi mi paga a voi? Scusa, ma Vittorio, ma che cazzo di programma è questo? Scusa, no. Guarda che dovrei dire io. Sì, ma insomma, era... ma porca. Ma era una grazia, ma stavo scherzando. Sei cazzo. Oh, Vabbè, lanciamo la copertina sul mondo. Adesso come facciamo con la copertina sul mondo e ci mettiamo qualcosa. Giulio Scarpati! Grazie. Cominciamo? Sì, sì. Ok, eccoci qua. Siamo con Giulia. Comunque vedo che... L'hai presa bene? Cioè tu mi hai detto mi rode il culo, scusa. Ma sì, ma dai, è un modo di dire, scusate.
No, è un modo di dire. Ma se tiro del culo perché mi ha invitato qua, scusa. Infatti non ti ho invitato io, ti ho imposto la rete, però non è un... Ah, beh, allora, grazie alla rete. No, vabbè. Ma dai, ma sto scherzando. Sto scherzando, veramente. Guarda che siamo veramente felici di averti qui questa sera. Stai sereno? Sì, tranquillo. Grazie. Va bene, va bene. Comunque, no, poi tra l'altro io devo dire che Giulio Scarpati è un volto famosissimo, sei molto popolare. E quindi è bello averti, insomma, ospiti in una rete anche un po' più piccola e tutto sì, qua. Una, di nicchia, diciamo. Sì, un po' di nicchia. Vabbè, è un po' faticoso. Sei più tranquillo adesso? Sì. 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 Vogliamo, non lo so, vogliamo parlare del mio spettacolo? Giusto, perché sei venuto a fare promozione, giustissimo, infatti. Tu hai questo nuovo spettacolo teatrale che si intitola Troppo Buono, giusto? L'ha scritto Beltroni? Questa è una battuta? Sì. Un po'. Un po', sì. Beh, sì, so, è il dovere, diciamo così, della presentatrice simpatica, no? Di un programma simpatico, carino, no? Un po' di nicchia, vabbè. No, vabbè, dai, faceva ridere. Comunque, faceva troppo ridere. Buono. Troppo Buono. Dunque, Troppo Buono è uno spettacolo scritto da Marco Presta, Ruggito del Coniglio, un autore importante, che è cugino non come certi autori che sono qui. No, vabbè, adesso non iniziamo a offendere... No, scusami, gente incompetente. Comunque, canto anche delle canzoni. Beh, ci sono dei pezzi scritti... Spassosissimo, quindi. Spassosissimo, ironico, molto ironico, no? Molto ironico. Ci sono pezzi che vanno da Dostoevsky a Califano. Mm-hmm. E da Gozzano a Petrarca. Come conciliate Califano e Dostoevsky? Stanno benissimo insieme. Ah sì? Assolutamente. Adesso però per uscire diciamo dall'impasse c'è un filmato che abbiamo preparato che ti devo confessare, lo so che sembra una gag, è brutto adesso perché abbiamo appena litigato, discusso e così volevo ricucire, devo presentare questa è su di te? Scusate, è proprio difficile farlo. Allora è un filmato, abbiamo un guru qui che interpreta, diciamo così, le dichiarazioni che spesso e volentieri i VIP fanno così ai giornali, sai che ogni tanto sono un po' incomprensibili, no? Abbiamo trovato delle tue dichiarazioni incomprensibili e quindi... E il guru commenta? E il guru commenta. Sti cazzi. Lo conosci? Sti cazzi. E lo conosci quindi? Sì. Vabbè, vediamolo allora. Ok, perfetto. Anche oggi ce l'ho fatta e sono qui nel TP del Grande Capo e Sti Cazzi. Anche oggi Grande Capo e Sti Cazzi saluta tutta l'intera tribù di Vittorio e Victoria. Oggi parleremo di Giulio Scarpati, che ha recentemente dichiarato durante un'intervista che da adolescente era molto timido. Ah, lui molto timido da adolescente? Molto. E Sti Cazzi pensa che attore ha animo sensibile e quindi ha animo timido. Giulio Scarpati ha anche detto di essere pignolo e rigoroso nel suo lavoro e infatti lui dice che il lavoro di attore, nonostante sembri un gioco, in realtà va preso molto seriamente. Ah, davvero ha detto questo Giulio Scarpati? Sì. E Sti Cazzi pensa che vita di uomo va tutta presa seriamente. Comunque, chi vede Giulio Scarpati si accorge se lui ha fatto un buon lavoro. E comunque Sti Cazzi di vedere Giulio Scarpati al lavoro pensa che è grande esperienza. Io approfitto per salutare Giulio, che ho conosciuto recentemente e che considero un amico. Ciao Giulio. Ah, vuoi essere amici? Sì. E Sti Cazzi pensa che questo è importante, come bisonti che pascolano in prateria. E Sti Cazzi spera che tua testa più dura di Tomahawk. Grazie dell'augurio, Grande Capo. Ma che significa? Che spera che tua testa più dura di Tomahawk. Sì, ma qual è la metafora? Non c'è metafora. Katia Ricciarelli! Che bello! Piace molto! Gaga! Gaga!
darti un bacio, ma subito. Certo. Ero presa dalla musica. Eri quindi... presa dalla musica, da Lady Gaga. Non ho capito più. Lady Gaga, mi piace tanto questa Lady Gaga, davvero. Ti piace tanto? Ma sì, ho viaggiato tutta l'estate in macchina, io non guidavo. Tu non guidi? No, non ho la patente, quindi però canticchiavo sempre questa, mi piace molto davvero. No, scusate un secondo, Katia Ricciarelli canta Lady Gaga? La canticchiavo. Ma no, ci puoi fare una cena? Aspetta un secondo, che possiamo avere un microfono? Porca miseria. No, perché... Porca miseria. Mi sembra meraviglioso, poi tra l'altro... Prego, prego. E se sbaglio? Ma no... La vuoi da lirica o da voce molto giù? Scegli tu, ma da lirica no, mi piacerebbe molto. Carried mine, carried mine. Oppure carried mine, carried mine. No, carried mine. Questa ti sì, piace di più? Questa qua mi piace. Carried mine, carried mine. No, carried mine, poker face. Carried mine, carried mine. No, carried mine, poker face. E questa è la parte più bella. Io la chiamo la gallinaccia. Molto popolare, stramato, hai fatto anche moltissima televisione, grande protagonista della televisione, e si sa che quando si fa televisione in diretta a volte succedono i piccoli inconvenienti. A te te ne è capitato uno con Mara Venier, che è il peggio del peggio. Non uno, due, con lei, sempre con lei, tanto è vero che ci chiamavano, se alludi a quello della pioggia, ci chiamavano le stregone della pioggia. Allora, facciamo una cosa, ce lo vediamo per ricordare al pubblico ancora, a casa. Ma dai, lo vedo volentieri perché è straordinario. È straordinario, vediamolo un secondo. Buonasera. Serata bagnata, speriamo serata fortunata. Buonasera maestro, Mara, buonasera Mara. A tutti quanti. Ne valeva la pena, veramente. Beh, ne valeva la pena. Straordinario. Beh, devo dire che siamo arrivati, ci abbiamo messo tanto. Poi c'è anche l'acqua che sta così. Arrivando, però noi... Bisogna dire, Katia, che questa piazza è meravigliosa, anche con la pioggia. Vedo un po' di persone che scappano qua, hanno aperto gli ombrelli. Ma siamo in diretta, naturalmente, da Piazza del Duomo di Lecce, in questa meravigliosa piazza barocca. Signori e signori, Mara Venier. Signori e signori, Katia Ricciarelli, dateci un ombrello però! Vi prego, maestri, se scappate anche voi! Vabbè, noi andiamo avanti con la trasmissione! Ma non potete andare via tutti, ma che uomini sono? Allora sta succedendo qualcosa, diteci se siamo in diretta ancora. Non è succedendo, qua scappano tutti, che succede? Un diluvio, fatemi un tutti via, Katia. Dove sta? Beh. Fermi tutti, un secondo tutti. Solo. No, ma scusami, intanto... Ma tu hai visto il mio vestito? Era nuovo, verde. Con tutti quei goccioloni, è diventata una minigonna. Non c'era più niente. Ma io voglio capire, ma dove andavi? Sei scappata anche tu con gli orchestrali? Ma gli orchestrali, devi sapere che scappano perché hanno gli strumenti, per loro è il lavoro. Certo. E quindi si rovinano a tal punto che devono comperarne di nuovi, perché loro scappavano e lei, ma che uomini siete? Ma infatti c'è replay, però scappi anche tu, ma dove andavi? Andavamo dietro per coprirci. Ma scusami, non ti hanno pagato per fare la prima serata di Rai 1? Sì, ma hanno interrotto, che devo fare? Infatti è venuto fuori l'orologio. Ma hai lasciato lì la povera Mara che era ancora in onda? No, è venuta pure lei. La meravigliosa Rita è in postazione, è pronta. Allora, Katia, lei ti canterà delle famose arie e tu dovresti cercare di riconoscerle. Sì. Io direi che... Insomma, canzoni o arie d'opera? Arie d'opera. Oh. Quindi siamo un po' tutti emozionati, è una grande prova, Rita? Davanti a Katia. Davanti a Katia, emozionata, va bene. Allora io partirei subito con la prima, lei l'ascolterà in cuffia, tu dovrai cercare di capire attraverso appunto la sua voce che cosa ti sta cantando. Sì, mi dai tu il via quando è ora di dire Diamo che il cosa. Via, sì esatto. Prego. Ce l'ho. Un secondo solo, aspetti Rita, ce l'abbiamo. Mi sembrava la Castadiva. Certo.
molto lontana però. Ecco qua, adesso ci siamo. Hai fatto il giro largo. Gente che non viene. Vorrebbe venire ospite a Victor Victoria? Ma no, ma abbiate pazienza con quel che ho da fare adesso. Noi vediamo dopo, dai. Dopo appena finisce il congresso? Ah, subito, il corso. Chi è questo? Bersani. Ah, il papà di Samuele? Ma no.